La pompa sta qui. E qua ci sta anche tutta la parte dei connettori di collegamento. Sta tutto qui. E il suo sostegno di gomma sta pure lui qui. Però è alto rispetto a qua. Ora io qua sotto vedo un bel po' di spazio e mi sono detto, perché non mettere la pompa qui? Che ci entra. Ora io ho ritagliato via una parte da qui, perché qui era chiuso in questo modo, perché così posso spostare i cavi facilmente senza dover smontare nulla, basta fare così. Tra l'altro questa cosa si toglie facilmente, è a incastro qui. Esperimento di priming con la pompa settata in basso anziché qui. Tubo dritto. Vediamo che da qua a qua è tutto vuoto e qui c'è un'altra bolla. E quindi vediamo se... Ok, funziona, però io non lo voglio fare il priming perché viene sconsigliato. Io accendo così com'è. Unità si accende. Adesso vedremo appena la pompa inizia a pompare. Perché non voglio fare il priming? Perché con il priming voi spingete il carburante dentro e rischiate di riempire la camera di combustione. E questo vuol dire che quando andate ad accendere e questa candeletta comincia a scaldarsi, il gasolio qui contenuto brucia prima del previsto. Questo produce fumi, produce rumoracci, produce un malfunzionamento e vi riempie la canna fumaria, lo scarico ve lo riempie di fumo e non è una cosa bella. È partita. E vedete, il carburante sta camminando, anche di qua sta camminando piano piano, impulso per impulso, e qua sotto sta salendo. Quindi questo mi fa ben sperare. Sì, sta salendo anche questa bolla d'aria, vedete? Vediamo se io abbasso. Sì, se abbasso un po', piano piano queste bolle tendono a salire e andarsene. E come immaginavo, non c'è più aria, si formano queste bollicine che sono una cosa assolutamente normale. Però non si formano bolle in mezzo, non si formano, semplicemente non si formano. L'aria viene risucchiata, va in camera di combustione e la cosa finisce lì. Queste bollicine sono attualmente utili perché aiutano il fenomeno di vaporizzazione del gasolio quando arriva sul vaporizzatore, appunto, sull'atomizzatore, chiamiamolo così. E quindi questa è una cosa buona attualmente, avere questo tipo di bollicine è assolutamente normale per questo tipo di pompa. Per la serie spifferi e tenuta stagna delle stanze e necessità di ventilazione, ecco qua, ci posso infilare le dita. Il pericolo ossigeno che viene a mancare a causa di un'aspirazione di un tubo da 24 mm è veramente una strada. Si sente un leggerissimo clic clic, ma non avendo la lamiera che vibra, il rumore è veramente minimo. Adesso farò un'altra prova. A sistema acceso prenderò la tannica e la metterò qui, a questo livello, e vediamo se con una curva su questo tubo di alimentazione si formerà nuovamente la bolla d'aria. Allora, ho messo la pompa così, e come potete vedere,
questa bollicina non si muove perché tende a salire. Ora pian piano questa bollicina diventerà sempre un po' più grande. Vedete, si sta già ingrandendo. L'installazione qui, il serbatoio messo qui, è un errore, perché le bolle d'aria non potranno mai scendere. È già bella grossa, come vedete, qui se ne sta formando un'altra che poi si unirà a questa qui. Ed ecco qua, si è formata già la bolla più grande perché continua ad aggiungersi aria. È tutto solo per questa curva qui. Adesso riabbasso di nuovo il serbatoio e vediamo cosa succede. Ed ecco la bolla che comincia a salire. Vedete? Se ne sta andando da sola. Se il serbatoio è in basso, il priming è automatico. La caldaia non fa una piega perché si regola automaticamente in base a quello che gli arriva. Ed ecco. Ecco, è arrivata la bolla e adesso la bolla sparisce. E abbiamo una bella linea piena di gasolio e la pompa sta funzionando in modo ottimale. Anche se è dritta. Il fatto di essere montata inclinata è una finezza che riguarda il deposito di impurità sulla parte inclinata in modo che non vada su, ma questo si risolve facilmente montando un filtro che andrebbe montato prima, potrebbe essere montato anche dopo. Vedete le bollicine che salgono? Certo, questa unità è stata montata, cioè è stata prevista per un uso portatile. Per cui è ovvio che c'è il serbatoio sopra e non sotto, perché sotto abbiamo il tubo di scarico e questo diventa molto caldo, non puoi mettere il serbatoio del gasolio sotto, non succede niente lo stesso, però insomma non è comodo. Per cui hanno realizzato questo aggeggio portatile, semplicemente per essere portato in giro, per essere usato in caso di necessità, e devo dire che fa il suo lavoro anche con tutte le bolle d'aria, perché comunque il gasolio gli arriva. Però per un montaggio per esempio sui camper di solito si monta questa unità separata, il tubo di alimentazione lo si fa derivare dal serbatoio del gasolio dell'automezzo, però pescando più in alto in modo da non consumare tutto il gasolio dell'automezzo per il riscaldamento e permettere eventualmente di andare a fare rifornimento. Questo è un bel trucchetto che effettivamente si usa. Questi vengono messi all'esterno, di solito questa unità viene montata all'esterno, perché? Perché fa rumore e quindi all'interno del vano abitacolo, della cellula del camper, si fa entrare solo l'aria calda. Perché è meglio la pompa in basso? E soprattutto perché è meglio che questa parte sia corta? Perché se questa parte è troppo lunga, la pompa dovrebbe aspirare con più forza e voi sapete benissimo che nascono fenomeni di cavitazione nelle pompe tradizionali. Questa è una pompa a pistone, però non puoi aspirare troppo perché rischi di fare il vuoto e quindi non aspiri niente. Ma le pompe sono molto, molto buone per spingere col pistone verso l'alto, quindi questa spinta, dato che il gasolio è incomprimibile, come qualsiasi liquido, più o meno incomprimibile, non è come l'acqua, ma insomma, la spinta ce l'avete sicuramente. L'ideale sarebbe avere questa linea di alimentazione rigida, in nylon, da 2 mm, perché questo dà un getto migliore poi nel vaporizzatore, come si chiama, nell'atomizzatore, e quindi poi in camera di combustione il sistema funziona ancora meglio e brucia in modo più efficiente. Un'altra considerazione sul sistema di alimentazione. C'è chi usa un UPS. Perché? Partiamo dall'inizio. Il sistema lavora 12 volt. Quindi uno cosa pensa di fare? Beh, compro un alimentatore da 12 volt e lo alimento. Però cosa succede con l'alimentatore? Se manca la luce, questa unità è a 200-250 gradi.
le ventole si fermano, il calore non va da nessuna parte e la cosa che succede è che questa plastica tende a sciogliersi, ma soprattutto la scheda elettronica che si trova qui, sopra cui passa l'aria di raffreddamento, quindi la scheda elettronica è fredda, perché questa parte è proprio fredda, è fredda, fredda, totalmente fredda. Il calore che c'è qua dentro non va da nessuna parte, la scheda elettronica si distrugge, si frigge, si cuoce, si spacca, si macella, si brucia nel vero senso della parola. Quindi uno spegnimento dell'unità improvviso è un evento catastrofico per l'unità. Se avete un UPS, manca la luce e l'UPS ve la tiene accesa. Cosa dovete fare? Dovete andare a prendere il telecomando e spegnere l'unità, oppure dovete andare sul pannello di controllo e spegnere l'unità. Se ve lo dimenticate, l'UPS si spegne di botto anche lui. E quindi l'unità si spegne di botto e si distrugge. Il sistema migliore è la batteria. Perché? Perché voi avete una batteria carica e un caricabatterie che la tiene in carica, ok? Bisognerebbe montare un mantenitore di carica, uno di quei piccoli caricabatterie che caricano molto lentamente e che arrivata a caricare la batteria si spengono automaticamente, si riaccendono quando la batteria si scarica un po' e mantengono la carica a livello. Cosa succede quando manca la luce? Il sistema funziona con la batteria. E se la batteria si scarica? Semplice. La centralina capisce che l'alimentazione proveniente dalla batteria non è più sufficiente ed effettua da sola lo spegnimento dell'unità. Quindi l'unità si spegne, fa tutto quello che deve fare per spegnersi perché capisce che non c'è più la tensione sufficiente. Credo che sia sugli 11 o 10 volte e mezzo, non ho provato, però mi è successo. La batteria era scarica, l'unità si è accesa, ha funzionato 5 minuti e si è spenta poi da sola nel modo corretto. Quindi se va via la luce e non ritorna e voi non vi dimenticate di spegnere l'unità, l'unità poi si spegne da sola quando la batteria scende sotto un certo livello, a differenza dell'UPS che si spegne di botto quando non ce la fa più. Quindi io consiglio vivamente a tutti di usare una batteria e in parallelo collegate un caricabatterie o un mantenitore di carica. Io vi consiglio un caricabatterie intelligente, di quelli che si accendono e spengono in automatico. E ovviamente montate tutti i fusibili necessari. Tra l'altro nell'UPS a volte ci si dimentica di verificare la condizione della batteria interna, quindi voi pensate di avere un UPS funzionante, in realtà l'UPS magari non funziona perché la batteria è scarica o tiene pochissimo. Quindi attenzione, gli UPS secondo me per questo tipo di applicazione vanno evitati. Filtro dell'aria. Il filtro dell'aria fa rumore perché se lo tolgo il rumore diminuisce. Allora ho pensato di mettere questa reticella con una fascetta. Ed ecco qua. Non sarà bello da vedere, ma funziona. Il rumore è diminuito di tanto. Ed ecco infine che sono passato a un caricabatterie elettronico, un po' più intelligente, tira fuori 1 ampere. Vediamo se riuscirà a mantenere la carica di questa batteria che è un po' stanca. Questo funzionava bene, però la portava a 16 volt. Non è bene sovraccaricare le batterie. Io la sera lo staccavo perché questo non si limitava in corrente. La batteria non scendeva qui in corrente assorbita dal caricabatterie. Quindi ho preferito mettere questo, che perlomeno è elettronico, ha una carica limitata elettronicamente, e vediamo che cosa farà. Quindi sto facendo la seguente: dalla tanica andrò al filtro del gasolio, che vorrei mettere qui sotto. Quindi dalla tanica io qua vado al filtro e dal filtro, scendendo qui, voglio andare alla pompa, che penso di mettere inclinata così. Per lavorare comodo mi sono messo sul tavolo, ho smontato tutto ed ecco cosa ho fatto. Ho fatto il buco per passare
l'alimentazione, che potrei anche mettere sotto, che forse è pure meglio. Perfetto, perché appoggia qui sull'adattatore. E qua c'è quello che in gergo si chiama grommet in inglese, ed è un coso di gomma che si mette sui fori per evitare che i tubi o i cavi si taglino sulle parti metalliche. Se li trovate, io questo l'ho preso da un negoziante cinese, fantastico. Appena l'ho visto ho detto wow, questi devono essere miei, perché sono ottimi, sono di gomma. Li metti qua, isolano le vibrazioni, evitano che i tubi si possano tagliare, e quindi va bene così. Comunque, vi ricordate quando vi ho parlato del corriere merdoso? Ora ovviamente si scherza, perché i corrieri fanno un lavoro pesantissimo, sono sottopagati, quindi lungi da me prendermela con i corrieri. Insomma, lo sappiamo benissimo che si tratta spesso di vero e proprio sfruttamento, per cui io scherzo, ecco. Ovviamente scherzo, però devo dire che il trasporto di questa unità ha avuto qualche problema, perché questa intera staffa che supporta l'unità, come vedete, è piegata verso questo lato. A parte che mi si è spaccata la sedia, vaffanculo. Ehi! Cosa abbiamo qui? Abbiamo presa carburante, che è qui, filtro gasolio dritto in discesa, passa attraverso un foro con un grommet di gomma per non rovinarsi, arriva qui sotto, entra nella pompa che esce inclinata di 15 gradi come da schemi, che va al bruciatore. Devo dire, niente male. Mi direte, sì, hai usato delle fascette di plastica, non si usano. Allora, intanto queste fascette sono al teflon. Secondo, non servono fascette in metallo da stringere con una forza inaudita, perché quelle originali sono delle clip elastiche. Questa pompa non genera pressioni smisurate e quindi non dovrei avere perdite di gasolio. Se ci saranno, finiranno qui e quindi non succederà niente. A questo punto mi tocca solo rimontare tutto. Il tubo che ho usato è un tubo in un neoprene silicone speciale, che mi hanno detto che non serve per il gasolio, ma io ho letto online le caratteristiche di questo tubo, c'è una sigla qua, DIN 73411 Type C e PDM, e viene usato anche per il gasolio, esattamente questo tipo, questa marca, viene usato anche per il gasolio. Quindi questo tubo va bene. È molto morbido e sono riuscito a fare tutto. Siccome ho visto un po' di fumi di scarico macchiare verso sopra, quindi mi sono detto, beh, il tubo allora ha una leggera perdita. Io mi sono detto, per sì e per no, dato che ce l'ho, questo silicone rosso a alte temperature, io glielo metto. Questa stufa mi piace. Un montaggio secondo me molto più pulito. Qua c'è spazio per i cablaggi. Da questo lato abbiamo il filtro dell'olio. Scendendo abbiamo
La pompa che è montata sul lato freddo, dove c'è l'intake, l'ingresso dell'aria. Quindi la pompa sta al fresco. È inclinato, oddio, potrebbe essere un po' più inclinata. Ecco, così. Vediamo, sì. Ecco, dovrebbe stare un poco più inclinata, ma va bene. Magari questo montaggio lo sistemeremo meglio. Ho messo una fascetta perché... Se no, la vite che spunta da qua me ne serve una testa piatta, svasata, perché se no non si chiude l'unità. E ok. Sotto c'è distanza dal tubo di scappamento. Questo tubo è resistente al calore. E quindi vedremo come va. Priming della pompa a mano tramite siringa. Perché la pompetta... non ce la fa a riempire il filtro. 30 milioni di fascette dopo, 262 bestemmie dopo, due dita spaccate dopo, siamo finalmente pronti a provare questa nuova prima accensione con il settaggio fatto in questo modo e vedere che cazzo succede. Boh. Ora so già che sarà pieno di gasolio e si avvierà prima del tempo. Perché questa troiata di priming non prima un cazzo. Ecco, infatti è partito il gasolio. Sta già bruciando prima ancora che la pompa sia in funzione, quindi il priming ha riempito. E vabbè, all'inizio farà un po' di fumo, probabilmente da qui. Ma anche fuori, ma sti cazzi. Però devo dire che qua... non sta uscendo fumo. Ah, ecco, sta uscendo fumo, vedete? È normale, qua non è chiuso stagno. Ecco, ora è partita la pompetta. Il tubo vibra, perché la combustione non è ancora ottimale. Però... direi che si sta avviando. L'aria blovva. Soffia perfettamente pulita, qui il fumo è finito, anzi ne ha fatto pochissimo, devo dire. Bene, e la pompetta messa qui è estremamente silenziosa, devo dire. Ora, l'unica cosa da verificare è l'eventuale perdita di gasolio da qualche una delle giunzioni, ma mi pare che siamo a posto, devo dire, qua. Quindi il sistema è partito, c'è un po' di fumo da sotto, io volevo vedere come viene questo fumo. Probabilmente è la guarnizione rossa che ho messo che si sta asciugando, che si deve asciugare. Oppure è del gasolio che è colato. Ok, sta già sparendo. Non vedo bolle d'aria, la cosa è ottima, non ci sono bolle d'aria, bene. Quindi ho ottenuto il risultato che speravo. E il fumo è sparito. Il primo avvio è sempre così. Basta il culo! Perfetto. Nessuna perdita. Semplicemente perfetto. Qui ho messo un grommet. Ho messo una guarnizioncina di gomma, un passacavo di gomma per il cavo dell'alimentazione, lì c'è il fusibile. Ottimo, il sistema è tornato portatile, quindi adesso potrò portarlo dove mi pare e eliminare questo setup di prova o comunque andarlo a provare in esterno. Questi tasti sono al contrario, quello di qua abbassa, è una cosa che non ho mai capito. E questo di qua che è più basso, perché vedete è messo più in basso, in realtà alza. Quindi sarebbe così. Ma siccome sono stronzi l'hanno fatto così. Come sentite la pompetta quasi non si sente. Non si sente. Fa più rumore l'aria che la pompetta stessa. A me non dà assolutamente fastidio. Comunque per mettere a posto questa stufa ho dovuto... versare il sangue
Ho dovuto versare il sangue da queste mani. C'è una cosa però che non mi piace di tutto questo setup e sono le eccessive giunzioni. Cioè il raccordo per usare il tubicino rigido, per usare poi un altro raccordo, poi usare il filtro, poi il raccordo, il tubicino rigido, poi il raccordo, poi la pompa, poi il raccordo, tubicino rigido. Cioè, troppo. Penso che semplificherò ulteriormente questo setup. E questo coso è fatto per essere portatile, perché ha le maniglie. Non è un'installazione che come quella che si fa in un camper. Lì allora ti progetti tutti i passaggi dei cavi, dei tubi, eccetera, e allora lì puoi decidere di usare, avendo anche distanze maggiori, puoi decidere di usare un tubo rigido. Ma qui le distanze sono 10 centimetri, 15. Quindi quello che ho fatto forse non ha molto senso, anzi sicuramente non ha senso. Come ogni cosa che faccio del resto. Alla fine ho semplificato il setup, ho montato solamente tubo nero, perché la distanza non giustifica il fatto di utilizzare una linea rigida. Il guadagno in termini di efficienza ad usare questo tipo di tubetto rigido si ha su lunghe distanze, quando la pompa è distante, il serbatoio è distante, ma qua è tutto vicino e si perde di più a fare le varie giunzioni tra questo tubetto e quello più grande. Quindi ho semplificato il setup, ho messo solo il tubetto nero, il filtro ovviamente che è riempito alla perfezione, niente bolle d'aria, si è avviata immediatamente senza rumoracci, senza fumo, senza cose strane, e devo dire che è perfetta. Ottimo, quasi 110 gradi in uscita, va bene. Direi che è fatta, ora lo mettiamo al minimo perché qua si schiatta. Ora io lo so che qualcuno di voi sicuramente mi dirà: ah, ma non si allunga il tubo di scarico, ah, ma non si allunga il tubo della mandata aria, ah, ma non si fanno tutte quelle curve lì, ma la strozzatura non va bene. Raga, queste sono prove, lo volete capire? Questa è una prova, sono esperimenti. Sto giochicchiando, capite? Questo non è un setup definitivo, è una prova. Dopo svariate ore, nessuna perdita, tutto a posto, l'aria calda esce molto bene, molto forte, devo dire. E quindi, ok, abbiamo, diciamo, risolto il problema delle bolle d'aria nel sistema abbassando la pompa, abbiamo montato un filtro che era una cosa che ci voleva. In realtà il filtro è un filtro carta, forse ci vorrebbe un filtro per il gasolio, che non è di carta ma ha la reticella metallica, però i filtri che ho visto sono molto grossi, quindi non so, potrei cambiare filtro, ecco, metterne uno più migliore. Con un filtro più migliore forse la pompa potrebbe fare meno fatica, non so, però sta funzionando bene. Io direi squadra che vince non si cambia. Ci saranno altri miglioramenti. Questo è e resta un portatile, quindi resterà così, lo porterò da qualche parte, lo userò forse al piano di sopra ogni tanto, con dei fori che predisporrò sia per la mandata sia per l'aspirazione, per lo scarico e aspirazione, per fare le cose per bene, ecco. Una batteria come si deve, il caricabatterie devo dire che funziona bene, adesso è... Prima era in carica, adesso è entrato in manutenzione, in maintenance, quindi sta mantenendo la carica. Non scalda neanche, devo dire che è tiepido. Quindi ottimo. Sono abbastanza contento. L'unica cosa che non mi piace è questo filo che esce così, ma qua c'è un sacco di spazio. Dovrei fare uno scasso nella parte interna in modo da fare passare il cavo un po' più meglio. Ma insomma, tutto sommato devo dire che sono contento. È una bella macchinetta, consuma poco, è divertente, è molto semplice
da far funzionare, da mantenere, ci si può perdere tanto tempo giocando, semplicemente giocando, ma per un'installazione casalinga bisogna sempre stare attenti, bisogna avere un ricambio d'aria, che io qua in questo posto ho, perché porte e finestre entra un mare di aria, perché questo è un garage, un laboratorio, e anche da questa porta entra un sacco di aria. Lì sopra è aperto, completamente aperto, quindi entra aria anche da lì, anzi l'aria calda sale. E quindi ok, nei prossimi video vediamo se riesco a darvi qualche contenuto un po' più tecnico, perché sarebbe interessante parlare di svariate cose. Grazie, se vi è piaciuto lasciate un like, sottoscrivetevi al canale e fate girare questo inutile video, oppure no. E insomma, non prendetevela troppo per le cazzate che vedete in questo video, perché sono solo delle prove temporanee e queste cose non si fanno in via definitiva, perché non vanno fatte. La macchina deve funzionare così, con uno scarico esterno, non così, con una mandata di aria nell'ambiente che dovete riscaldare e non così, perché si sforza. Anche se devo dire che manda l'aria di sopra, ma non ne vale la pena, ecco. L'aria calda alla fine sale da sopra anche semplicemente attraverso la porta su che è aperta. Ok.